A Verona c'è lo spareggio a salvezza, Chievo Crotone, Massimo Zennaro. Sì, anche brutti, sporchi o cattivi, ma vincenti, lo ha ripetuto Lorenzo Danna, che dopo la sconfitta a Roma ha sostituito in panchina Rolando Maran, una squadra che deve combattere su tutti i palloni per battere il Crotone, agganciare in classifica i calabresi e poi giocarsi tutto nelle ultime due contro Bologna e Benevento. Al Crotone, seguito qui al Bentegodi da 3.000 sostenitori, può bastare anche un pareggio dopo la splendida serie di risultati contro Juve, Udinese e Sassuolo, ma una vittoria per la squadra di Zenga vorrebbe dire salvezza matematica. Vediamo subito le formazioni. Il neo mister Danna si schiera con il 4-3-2-1, Sorrentino in porta, Cacciatore, Tomovic, Dainelli e Gobbi in difesa, Rigoni, Radovanovic e Temai a centrocampo, Birsa e Giaccherini dietro la punta inglese in attacco. La risposta di Zenga, il 4-3-3, Cordas in porta, Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella in difesa, Barberis, Mandra e Stojan a centrocampo, Trotta, Simi e Nalini in attacco. Gli arbitri sono Massa di Imperia, primo arbitro, poi Alassio e Carbone sulle fasce del campo, il quarto uomo è D'Amato, Valeri, Allavare, Tonolini e l'assistente. C'è il sole, poco fa c'erano 29 gradi, prezzi ultra popolari e pubblico atteso delle grandi occasioni per il Chievo, con più di 15.000 spettatori sulle tribune, sono almeno 3.000, dicevi, i biglietti venduti ai tifosi ospiti. Studio. Sul punteggio di 0-0 tra Napoli e Torino quando siamo. Scusa Delfino, qui c'è il gioco fermo perché è andato in gol Trotta, ma l'arbitro ha fermato e sta probabilmente ascoltando i suggerimenti del VAR. D'accordo, ci sentiremo con te più tardi, Zennaro, in attesa della risoluzione di questo punto interrogativo ormai consueto nel nostro campionato. E il nono anche allo Stadio Olimpico. Scusami, non è gol, l'arbitro ha annullato la rete di testa di Trotta. Te. E qui siamo all'11esimo, Chievo 0 Crotone 0, ma è stato annullato un gol a Trotta su punizione di Barberis, il colpo di testa dentro l'area piccola dell'attaccante del Crotone, immediata la bandierina alzata dall'assistente Carbone, qualche secondo poi per la verifica silenziosa di Massa con il VAR e la decisione definitiva, gol annullato. Era parso abbastanza chiaro la posizione irregolare di qualche uomo dell'attacco del Crotone, perché si erano disposti oltre la linea difensiva per poi rientrare al momento del calcio, della punizione, probabilmente con qualche frazione di secondo di ritardo. L'arbitro, il guardalinea, scusate, aveva segnalato la posizione irregolare. Continua ad attaccare però il Crotone, palla in mezzo, non ci arriva Simi, anticipato da Dainelli. Adesso è Giaccherini che tenta di uscire e andare via in contropiede. 11 minuti e 20 di gioco, Chievo 0 Crotone 0. Ferrara. Il Chievo in gol, Birsa. Siamo arrivati al 13esimo minuto, Chievo 1 Crotone 0. A te. 17 minuti e mezzo, il Chievo è passato in vantaggio al 12esimo, Chievo 1 Crotone 0. Un bel traversone da sinistra di Gobbi in solitudine, secondo palo è arrivato Birsa che ha messo dentro di testa, colpendo prima la parte bassa della traversa. Un gran bel gol questo del Chievo, con Birsa che è riuscito a liberarsi della marcatura di Martella ed è andare solo sul pallone. Adesso ancora il Chievo in attacco con Giaccherini punta l'uomo, entra in area, siamo al vertice sinistro dell'area, costretto però ad indietreggiare, palla Radovanovic che prova il destro, toccato, bravo Cordaz a bloccare il pallone a terra. E poi da segnalare che c'è stata una mischia in area del Chievo, tre conclusioni ribattute con i difensori della squadra di casa che non riuscivano ad allontanare, anche questo un segno di grande tensione. Poi un'altra verifica silenziosa da parte di Massa con gli addetti al VAR per un contatto in area tra Capuano e Giacomo Ceccherini, che è stato ritenuto regolare. 18 e mezzo, Chievo 1 Crotone 0. Ferrara. Due minuti di recupero, siamo nel primo, Chievo 1 Crotone 0. C'è una brutta notizia per il Chievo, ammonito Radovanovic per un fallo su Stojan a metà campo, diffidato il centrocampista serbo, salterà la prossima gara a Bologna. Adesso c'è Faraoni sulla tre quarti, pronta la punizione, il pallone largo sulla destra per Mandragora che prova il tiro, il controllo in area e poi un altro tentativo, sbuccia però il pallone il giocatore Capuano a centro area. È andato molto pericoloso il Crotone in questa fase. Adesso ancora un fallo, Chievo che sembra un po' in difficoltà, non si propone in attacco, anzi libera solo il pallone, lo allontana, ma concedendo così la possibilità alla Crotone di tornare subito in attacco. 46 minuti e 15, Chievo 1 Crotone 0. Ferrara.
Decimo anche qui al Bentegodi, Chievo 1, Crotone 0, è pronto ad entrare Bastien, adesso vedremo al posto di chi, con da segnalare una munizione a Rigoni, proprio Rigoni sostituito perché era molto stanco, si vedeva che arrivava costantemente in ritardo sul pallone, l'ultimo è entrato in ritardo su una linea, gli è costato il cartellino giallo e lì in mezzo al campo c'è già Radovanovic ammonito e quindi Danna non vuole rischiare, entra Bastien che si va a posizionare sulla stessa fascia dove stava giocando Rigoni. Il Chievo che adesso manovra con il pallone in attacco, la palla però viene subito allontanata dalla difesa del Crotone, non dopo lo sprazzo iniziale, dopo la velocità impressa alla partita dal Chievo nei primi minuti, adesso è il Crotone che ha preso possesso del centrocampo, palla a Simi che si è visto davvero molto poco, chiuso nella morsa tra Dainelli e Tomovic, ma ancora il Crotone, la palla in area per Trotta che Nalini, scusate, che controlla, si porta il pallone sul destro, indietro per Martella, perde però di incisività la manovra della squadra di Zenga con il pallone che finisce nei pressi della bandiera, della bandierina del calcio d'angolo, ancora il colpo di testa di Simi, il pallone che finisce sul palo, è andato altissimo, il giocatore nigeriano del Crotone ha superato di almeno una trentina di centimetri i difensori del Chievo e ha colpito benissimo di testa, sfortunato, palla sul palo, siamo al dodicesimo, Chievo 1 scusate Crotone 0, linea Ferrara 27-10, Chievo 1, Crotone 0, ma a Chievo vicinissimo al raddoppio, pochi secondi fa una bella azione manovrata del Chievo con il pallone al limite per Radovanovic, ha preso la mira, ha calciato forte, indirizzato verso il secondo palo, il pallone ha colpito la base del legno e poi è rimbalzato sulla schiena del portiere Cortes che si è trovato il pallone tra le mani. Chievo che sta soffrendo ma che è andato anche vicino al gol del 2-0, ancora Chievo in attacco, ancora con Etemai al limite dell'area, la palla indietro. Scusa Zennaro, scusa, il pareggio della Fiorentina con Eiseric, Genoa 2, Fiorentina 2, 32esimo, a te. Ancora il Chievo in area, ancora c'è Birsa che controlla il pallone, apertura a destra per Cacciatore, il riesce ad allontanare Martella, anzi Faraoni, eravamo quasi sulla linea di porta del Crotone. Chievo che dopo molti minuti in grandissima difficoltà è riuscito ad uscire e ha colpito un palo con Radovanovic, è andato vicino al gol del raddoppio, adesso con questo traversone di Birsa, però il Chievo si sta progressivamente allungando e il Crotone dà l'impressione di essere molto pericoloso. Due cambi, uno per parte, Ricci per Stojan nel Crotone, Stepinski per Inglese nel Chievo. Siamo arrivati al 29esimo, Chievo 1, Crotone 0, Ferrara. Ha perso forse qualche ruota. Il 2-0, scusa Emanuele, il 2-0 del Chievo, gol di Stepinski e siamo al 37esimo, Chievo 2, Crotone 0, a te. Siamo al 42esimo, il Chievo ha raddoppiato, Chievo 2, Crotone 0, ha raddoppiato al 37esimo con un gol davvero molto bello e fondamentale di Stepinski che ha raccolto palla da un fallo laterale di Gobbi e in area più o meno al vertice dell'area grande si è girato velocissimo, ha incrociato con il destro verso il secondo palo, la palla ha superato Cordaz e ha toccato la base del palo e poi è entrata in rete, il quinto gol del centravanti polacco, entrato da pochi minuti al posto di Inglese. Cambio, ultimo cambio deciso da Walter Zenga, dentro Tuminello per Trotta, adesso è il Crotone che è tutto in avanti, sta tentando di ridurre le distanze, fuori gioco però e quindi riprenderà con una punizione, sentite gli applausi di sollievo del pubblico del Chievo, 42 e mezzo, Chievo 2, Crotone 0, Ferrara. A Verona manca un minuto e 5 secondi alla fine dei 4 minuti di recupero, il Crotone è in attacco e ancora molto pericoloso il pallone in mezzo, Martella al tiro e la palla che forse è entrata, adesso sì è entrata e quindi il gol del Crotone, c'è stata una deviazione da sotto misura con la rete del numero 32 Tuminello appena entrato, mancano 40 secondi alla fine di questa partita, il risultato adesso è di 2-1 e quindi se la gioca fino alla fine il Crotone di Walter Zenga, mancano 30 secondi alla fine, dimmi Corsini cosa devo fare.
avanti fino al termine, sei l'unico campo ancora perfetto in gioco. Allora il Chievo se la prende comoda per battere questa il pallone da a metà campo. C'è stata una silent check sul gol, perché il pallone è entrato, si è visto abbastanza abbondantemente. C'è stata il tentativo di rinvio di Radovanovic dalla linea, ma il pallone era entrato. Adesso il Chievo spedisce il pallone in avanti, sono scaduti 4 minuti di recupero, ma l'arbitro ovviamente farà recuperare qualcosa, perché il gol è arrivato a 48:30 e poi non si è più giocato. Ancora un pallone in avanti, ancora Radovanovic che riesce ad allontanarlo, finiscono a terra Etemai, recupera il pallone Giaccherini che tenta di portarlo più lontano possibile, poi finisce a terra, un fallo ancora di Tuminello, ci sarà una punizione per il Chievo, 49:30, 30 secondi oltre la fine dei 4 minuti di recupero. Ovviamente il Chievo non ha nessuna intenzione di riprendere il gioco, sul pallone c'è Ricci, ancora si spostano in avanti tutti i giocatori del Chievo, con Gobbi pronto a battere la punizione sulla riga di metà campo, batterà con il sinistro più lontano possibile, si aspetta solo il fischio dell'arbitro, ma che non interrompe la partita, e quindi riparte il Crotone, palla sulla sinistra dove c'è Martella, ma arriva il fischio finale dell'arbitro, è finita tra Chievo e Crotone. Ricordo il risultato: Chievo batte Crotone 2-1. Linea allo studio. Andiamo con i commenti allora. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Chievo sul Crotone, Massimo Zennaro. Eh sì, è una vittoria davvero fondamentale. Il Chievo ha raggiunto il Crotone a quota 34 e quindi si giocherà la salvezza nelle ultime due partite, dopo un incontro giocato sul filo della tensione nervosa, con il Chievo in vantaggio al 12° del primo tempo con Birsa, poi il raddoppio dopo aver subito per lunghi minuti gli attacchi del Crotone, il raddoppio 8 minuti dalla fine di Stepinski, se il Chievo sembrava ormai al sicuro, invece il Crotone è una di quelle squadre che non mollano davvero mai, la rete di Tuminello a 30 secondi dalla fine e il Chievo che ha tremato fino al fischio, fino al triplice fischio dell'arbitro, e quindi una vittoria fondamentale, come dicevi anche tu, questa per il Chievo, una sconfitta pesante per il Crotone. Adesso davvero le due squadre dovranno giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti. Ricordo il risultato al Bentegodi, Chievo batte Crotone 2-1, linea allo studio.